vai. Allora, questa storia comincia, ti dicevo, 30 anni fa. Comincia 30 anni fa ad opera di un gruppo di operatori della riabilitazione, operatori sanitari che lavoravano nel servizio pubblico. Neuropsichiatri, psicologi, io sono una fisioterapista, logopedisti. I quali cominciano a un certo punto a interrogarsi. Noi avevamo tutti una certa esperienza di lavoro, chi 10, chi 20, chi 30 anni di lavoro. In questa esperienza di lavoro che cosa succede materialmente? Che tu vedi crescere i bambini, li prendi che sono piccoli, se hanno una disabilità neurologica grave li prendi che hanno pochi mesi di vita, altrimenti arrivano a 2, 3, 4 anni e li porti fino ai 18, vuol dire li vedi crescere. Di conseguenza tu confronti quello che ti aspettavi quando questo bambino è arrivato con quello che tu hai ottenuto quando questo bambino lo congedi. È la passione che mettiamo in questo lavoro, la mettevamo paro paro nel servizio pubblico, cioè non era diverso, lavoravamo altrettanto, ma i risultati che noi vedevamo nei bambini non erano i risultati che noi ci aspettavamo. A un certo punto abbiamo cominciato a chiederci perché, che cosa c'è che non va in tutta questa storia. E riflettendo sul che cosa non andava nel nostro modo di lavorare, abbiamo identificato alcuni elementi ipotetici allora, oggi confermati. Il primo è che accoglievamo i bambini in un luogo che sapeva di malattia. È esperienza di tutti. Tu vai in ospedale, anche solo per fare un esame, ti senti già un pochino più malato dell'attimo in cui eri fuori dalla porta dell'ospedale. Li accoglievamo in luoghi che parlavano della loro malattia. Bambini di 3 anni, bambini di 4 anni, bambini di 2 anni. Trasudava dalle pareti, insomma. Necessariamente gli arredi sono fatti in un certo modo, ci sono degli ambulatori, per quanto gli operatori non siano in camice bianco, ma è tutta la scenografia, è tutta la coreografia che parla di malattia. L'altro elemento era che facevamo fare ai bambini delle sedute individuali, come in tutti i servizi, vai dalla fisioterapista, poi vai dalla logopedista, poi vai dall'educatore, poi magari vai dallo psicoterapeuta e fai un pezzetto con ciascuno. Quando ti devi allacciare le scarpe, devi mettere insieme il pezzetto che ti ha insegnato la fisioterapista, il pezzetto che ti ha insegnato la logopedista, la motivazione che dovresti aver trovato facendo la psicoterapia e l'educazione che ti ha dato l'educatore. Certo. Il compito più difficile. È sempre il compito più difficile mettere insieme la conoscenza, mettere insieme le cose, no? Il comporre è lo step più difficile. Siamo andati tutti a scuola. Abbiamo imparato benissimo tante materie, ma questo non ha fatto di noi delle persone colte. Poi perché per essere loro, colti, per loro la composizione per loro ancora più... è ancora enormemente più difficile. Il fascino di questo lavoro, vedi, non è tanto e solo aiutare bambini che sono in difficoltà, ma loro sono una gigantesca lente di ingrandimento. Loro funzionano come te, come me. Solo lo vedi ingigantito 100 volte, questo è il fascino. Ti parlano dell'uomo come non te ne parla nessun altro, questi bambini. Quindi questo rappresenta un po' anche un modello dopo tanti anni in questo cui... Questo può essere, può rappresentare per chi lo vuole, qui vengono molte persone a vedere questo lavoro, perché è un discorso sui bambini con problemi, è un discorso sui bambini, questo è un discorso sui bambini. Ti dicevo, l'altro elemento di contraddizione, che secondo noi era una delle ragioni per cui le cose non funzionavano, è che noi dovremmo lavorare come professionisti che si occupano di riabilitare i bambini sull'autonomia, no? Farli diventare autonomi. Come si fa a diventare autonomi se stai sempre in un rapporto uno a uno con un adulto? Come diventi autonomo? Sii autonomo? Quando l'adulto, e per capacità, e perché è lì apposta, ti previene a ogni istante, non ti permette di fatto di fare errori, corregge continuamente i tuoi difetti. Come matura il senso di autonomia? Ah, ma se vai in bicicletta con le rotelle e qualcuno ti spinge sempre, non riuscirai mai ad andare senza. Per cui abbiamo riflettuto molto sul legame con l'adulto come legame che ha degli aspetti positivi di sostegno, ma anche delle prigionie terribili ti determinano, ti imbriglia nella sua rete di significati, nella sua rete di senso di ciò che lui sta facendo con te. La sua visione. L'altro elemento è che concretamente il cuore di quello che gli facevamo fare erano esercizi. Mascherati tante volte da gioco, no? Lanciamo la palla, facciamo però sotto c'era l'esercizio. E nessun esercizio fa venire voglia di vivere. Non si porta il sapore della vita all'esercizio, neanche se è mascherato da gioco. Così abbiamo deciso di cambiare tutto. Uscire dagli ambulatori,
tenere i bambini in gruppo e non più in un rapporto uno a uno, fargli fare delle cose che fossero cose della vita e trasformare la nostra scienza, tutto ciò che noi sapevamo di neurologia, di riabilitazione, di educazione, e metterlo al servizio del bambino mentre lui faceva qualcosa di significativo per lui. In questo posto meraviglioso. Questo posto meraviglioso è venuto molto dopo, perché noi all'inizio abbiamo trovato case di amici che ci hanno accolto, noi entravamo, smontavamo queste case, le rendevamo a misura di bambino, stavamo lì un po' e poi c'erano, sai, anche le vicende esistenziali delle persone, dopo cambiano, no? Per cui cambiavamo casa dopo 2-3 anni, un'altra, poi un'altra, poi un'altra. Dopo 13 anni circa di questa vita, di cambiare case continuamente, un giorno ci viene detto che c'è questo meraviglioso posto piantato nella campagna, nella provincia di Modena, che è della curia arcivescovile di Modena, con un lascito testamentale di una contessa che non c'è più, e questa struttura nessuno la sta utilizzando perché è troppo fuori mano. Arriviamo qua, non ci par vero, cioè una cosa, adesso la vedrai, è un posto meraviglioso. Andiamola a vedere.